Thank you Regione, due province e cinque comuni coinvolti. Sarà un evento di richiamo per l'intero territorio, la quarta edizione degli XIT World Sports Games, i giochi mondiali promossi dalla Confederazione Sportiva Internazionale Traveller et Amateur, il principale organismo internazionale di riferimento nell'ambito della promozione sportiva e dello sport per tutti, organizzati da AIX, che è l'Associazione Italiana per la Cultura dello Sport. In programma dal 7 al 14 giugno prossimi i giochi coinvolgeranno migliaia di partecipanti provenienti da tutto il mondo in gare amatoriali di quasi 50 diverse discipline. Per questo, ad essere interessati saranno circa 40 impianti sportivi e oltre 50 campi da gioco a Lignano Sabbiadoro e non solo. Oltre al villaggio Jetur, che rappresenterà il cuore dell'evento con un vero e proprio villaggio per gli atleti, anche lo stadio Tegil. La Bici Arena, il palazzetto comunale e le palestre di diversi istituti scolastici ospiteranno competizioni di vario tipo. A questi impianti si aggiungeranno anche quelli di La Tisana, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Tagliamento e Udine, necessari per gestire al meglio una settimana di gare ed anche di incontri, scambi culturali, visite turistiche e momenti di divertimento ed aggregazione per le numerose delegazioni in arrivo. Proprio l'ampia disponibilità di strutture sportive e ricettive è stato uno dei fattori che ha favorito la candidatura di Lignano Sabbiadoro, fortemente sospinta dall'AIX, l'ente di promozione sportiva, che guida il comitato organizzatore dell'evento, che da diversi anni ha scelto proprio la città balneare come sede per le sue manifestazioni nazionali, come Sport in Fiore e Verde Azzurro. Le preiscrizioni alla quarta edizione degli XIT World Sports Games 2015 sono attualmente in corso. Per rimanere aggiornati sull'evento e per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito ufficiale www.wsg2015.com. Si stanno allenando in questi giorni sulle piste di Tarvisio alcune delle più blasonate campionesse di sci internazionali in vista delle prossime gare di Coppa del Mondo che si terranno nel fine settimana a Maribor in Slovenia. Le squadre nazionali di sci alpino femminile della Svizzera, Norvegia, Svezia, assieme ad atlete slovene, tra cui la fuori classe Tina Mazze, sono impegnate sulla pista C della località della Val Canale. Non è la prima volta che la località montana ospita atleti medagliati. A gennaio, al FIS Training Center di Sella Nevea, intitolato a Gustav Thöny, erano transitate alcune campionesse della nazionale austriaca, il mitico Wunderteam, tra le quali Anna Fenninger, detentrice della Coppa del Mondo. Oro e argento ai mondiali di Beaver Creek in Colorado. Tina Maze porta al collo due ori e un argento conquistati recentemente sempre ai mondiali di Beaver Creek. Le svedesi Lindel, Vicarby e Frida Andhotter hanno un bronzo a testa. L'Elvetica Lara Gut, un argento. Tina Maze in particolare dispone di un team personale svincolato dalla Federazione Slovena e a capo del quale c'è il goliziano Andrea Massi. Anche la nazionale austriaca maschile ha potuto testare le piste di Sella Nevea, presenza resa ancora più prestigiosa dalla partecipazione del vincitore della massima medaglia, sempre in Colorado, vale a dire Hans Reichtel. Una ventina di campionesse, che alloggeranno a Talvisio fino al venerdì, torneranno poi in regione la prossima settimana prima di partire per Bashko, in Bulgaria, sede della prossima gara di Coppa del Mondo. Sale la febbre per la prima prova del campionato italiano assoluti d'Italia di enduro, per la Lignano Enduro Beach Race, che questo weekend aprirà le danze con una due giorni stellare a Lignano Sabbiadoro. Nuova location e nuova formula per un campionato che vedrà al via i migliori atleti dell'enduro mondiale. Da Antoine Meo, quattro volte iridato, a Matthew Phillips, trionfatore nel mondiale 2014. Da Johnny Obert, con due mondiali in bacheca, a Cristobal Guerrero passando per gli azzurri Salvini, irritato nel 2013 e campione italiano in carica, Oldrati, Balletti, Filippers, Molini e Soreca, per arrivare infine a una new entry che farà tremare i maschietti dell'off-road nazionale, la 16 volte campionessa del mondo, Lala Sanz, capace di entrare nella top 10 alla Dakar 2015 e miglior donna di sempre. Tra i piloti regionali, in corsa per il podio, il poliziotto di Aviano Maurizio Micheluz e il triestino Alessandro Battig, Pilota del team Honda nel mondiale. Il taglio del nastro della stagione dell'enduro nazionale vede il ritorno sotto i riflettori delle due ruote tassellate di una località che ha fatto la storia dell'enduro con la mitica e indimenticabile 12 ore di Lignano. Per quest'anno cambia la formula, ma non la passione e l'impegno che il motoclub Sabbiadoro, guidato dall'instancabile Silvio Plotzer, ci mette. Due giorni intensi che saranno un punto di partenza per un enduro nuovo, dove il trasferimento viene ridotto e i giri vengono aumentati. Due le prove speciali da affrontare tutte d'un fiato. Lo spettacolare tracciato della spiaggia di Lignano, da affrontare in circa 10-12 minuti, e il cross test situato nei pressi del Luna Park, che sarà percorso dai piloti subito dopo la partenza. Prima giornata di gara, sabato 21 febbraio, articolata su due speciali cronometrate, da ripetersi quattro volte ciascuna. Sabato sera in notturna alle 19 sotto i riflettori di Terrazza Mare. Adrenalina e spettacolo con la prova estrema, con i piloti in gara su diverse manche, sull'impegnativo tracciato con tronchi e pietre. Il campionato italiano proseguirà domenica mattina, 22 febbraio, ripetendo le stesse prove speciali del sabato: quella su sabbia e il cross test su terreno più duro. Al termine del campionato italiano, alle 14 di domenica, 22 febbraio, partirà la Lignano Enduro Beach Race, evento marathon della durata di due ore, che si correrà su un tracciato di circa 5 km. Alla competizione lignanese parteciperanno tutti i tesserati con la Federazione Motosuristica Italiana e le Federazioni Stranieri, per una gara che vedrà i piloti sfidarsi in contemporanea, fianco a fianco, sulla sabbia. Partenza con i migliori schierati davanti nella griglia di merito e subito dietro i tanti piloti appassionati che avranno il privilegio di gareggiare assieme ai campioni che avranno appena terminato la sfida del campionato italiano. Il grande enduro internazionale, che un tempo a Lignano Sabbiadoro era di casa, è dunque ritornato. Mancano poco più di due mesi al via della settima edizione della Tiliment Marathon Bike, tappa italiana dell'UCI Marathon Series, la Coppa del Mondo delle Lunghe Distanze. Appuntamento imperdibile per tutti i bikers che ha ripreso di avere come compagno di gara il fiume Tagliamento ai piedi delle Prealpi Carniche in Friuli, Venezia, Giulia. Città di partenza e arrivo sarà, come di consueto, Spilimbergo nel Pordenonese. Il 25 e 26 aprile sarà invasa da bikers provenienti da tutta Europa. La polisportiva Trivium Froggy Line ha già da tempo messo in moto la macchina organizzativa e da alcuni giorni è possibile effettuare l'iscrizione in modalità online sul sito www.tilimentmarathonbike.it. L'appuntamento è sabato 25 aprile con la gara sul percorso più corto di 25,6 km e un dislivello di 350 m valido per il quinto Campionato Italiano Paralimpico e l'inserimento di una gara giovanile XC per allievi ed esordienti. Domenica 26 aprile, due saranno i percorsi che potranno affrontare i bikers, di diverso impegno tecnico, ma altrettanta bellezza paesaggistica. La Marathon, che prevede 103,8 km con dislivello di 2.600 metri, e la Gran Fondo, lunga 51,9 km, con un dislivello di 1300 metri. Rispetto agli ultimi anni è stato notevolmente diminuito il tratto in asfalto per entrambi i percorsi, con una modifica sostanziale nella prima parte di gara, che prevede un lungo tratto nel fiume Tagliamento e il per il percorso maraton un aumento del dislivello che la renderà una gara nervosa con la cima al Gran Premio della montagna posta sopra Monte Pala, che permette, nelle belle giornate di sole, una vista mozzafiato delle coste di Lignano e Grado. Alessandro Lorenzon è il presidente ma anche il factotum della Canottiere Lignano, l'ultima nata tra le società di canottaggio del Friuli Venezia Giulia. Fondata nel 2004, in breve tempo è stata in grado di entrare, soprattutto tra i giovanissimi, nelle competizioni a livello regionale e nazionale. Siamo partiti con entusiasmo, ha fatto sapere Lorenzo attraverso un comunicato stampa. Con l'aiuto del tecnico Duilio Tedesco e poi di Stefano Gioia, siamo riusciti ad attrezzarsi con alcune imbarcazioni, un paio di remo ergometri, tanto da iniziare a parlare di canottaggio anche a Lignano. La società in questi anni si è data molto da fare, in particolare tagliando il 14, riuscendo a mettersi in luce nelle gare regionali come nei meeting nazionali. Alcuni atleti, in particolare Fantuzzo in campo maschile e Veravallo in quello femminile, hanno anche vestito la maglia della rappresentativa regionale. In più, c'è una notizia positiva che rende orgoglioso l'ambiente all'interno della Canottiere Lignano. Di concerto con il comitato regionale della Feder Canottaggio, la Canottiere Lignano, presenterà in questi giorni la sua candidatura per i campionati italiani di Costa Rowing 2016, che saranno organizzati, oltre che con il comitato, anche assieme alla Canoa San Giorgio. Proprio venerdì, nella sede dello Yacht Club di Lignano, ci sarà l'assemblea della società al quale, al cospetto dei soci, saranno ufficializzate le intenzioni. Una bellissima notizia per tutto il Friuli Venezia Giulia del canottaggio.